Io sono curioso di vedere come si comporta lui appena si sale su quella popò di bestia là, che lui in nave non c'è mai salito. Quindi sono super stracurioso di vedere cosa fa, come si comporta, che sente rumori nuovi che non ha mai sentito, non lo so. E comunque, ora prima ho fatto un video brevissimo del pre-imbarco proprio perché mi stava cascando i pantaloni perché l'avevo stretti poco e ho stoppato subito. Vabbè, parte questa piccola parentesi. E niente, stavo dicendo nel video precedente che questo è il nostro primo video, il primo viaggio in nave insieme. E niente, faremo questa girata in Sardegna di, mi sembra, 9 giorni, se non erro, se non mi sbaglio. Sì, perché si torna il 17 sera, ci si rimbarca da Olbia e si risbarca a Livorno alle 6 e mezzo di mattina del 18 ottobre, quindi sì, sono 9 giorni. E niente, farò qualche video, diversi video, perché ho avuto diverse dritte da persone che, anche amici che conosco da una vita, insomma, che sono state diverse volte in Sardegna e mi hanno dato delle dritte molto molto positive, con dei posti stupendi. Anche a parte la Sardegna è tutta meravigliosa, quindi è difficile dire un posto è più bello dell'altro o un posto è più brutto tra parentesi di un altro, perché la Sardegna non esiste, secondo me, qualcosa di brutto o meno bello, cioè è tutta bella. È un posto, sì, magari sono un posto, cioè, un luogo è diverso dall'altro, magari c'è una spiaggia, una scogliera diversa da quella precedente, magari che uno va a vedere prima. Però non, Sardegna non esiste un posto brutto. Le persone che ho sentito dire, ho sempre sentito dire, sono più che disponibili, più che, cioè, tranquille, beate, non ti rompe le scatole nessuno, se hai un problema, mai visto e conosciuto, ti aiutano subito, cioè disponibilissime, gentili, cioè, persone, cioè, i sardi sono proprio una stupenda razza, diciamo così. Esiste la Sardegna, eh? Carmo, eh? Comincia a rompere le scatole ora. Da 8 ore e mezzo di nave, che tu fa dopo? Sicché niente, nulla, farò diversi video e caricherò ogni pochino su YouTube qualcosa. E devo stare anche dietro a lui, perché quando sono al telefono, cane bestia lì, la annoia, è geloso di telefono, e mi rompe le scatole, mi salta addosso, mugola, fa un po' di casino, quindi dovrò fare un po' quello, un po' quell'altro. E niente, comunque un ringraziamento particolare a Serghino MBT Rider, che mi ha dato diverse indicazioni qualche giorno fa, per varie destinazioni, vari punti per fermarsi, dormire, fotografare, fare video in Sardegna. Quindi un grazie particolare a lui, anche se non ci conosciamo personalmente. E niente. E ora faremo la traversata di notte, perché la nave chiaramente partono di notte, lui dorme, io sulle navi non mi riesce di dormire, mai riuscito e mai mi riuscirà, anche quando facevo Napoli-Ischia col mio babbo, anche se gli era 1 ora 40 minuti quello che era, non c'era verso di dormire, anche se lì di solito si partiva di giorno, ma è uguale. A parte ero fischiellino, ero bambinetto, quindi non mi ricordo neanche se fosse ci ho dormito. Comunque io in nave è impossibile che dorma. Ora lui comincia a vedere tutti i cani possibili, immaginabili, comincia già da di fuori. Niente, comunque camper ne abbiamo già abbastanza, perché il mio è là accanto a quel, mi sembra che sia un, non lo so. Comunque il camper ne sta arrivando tantissimi. Io sono arrivato, sarà io, un Volkswagen accanto, un T4 e un altro paio di camper. Ora si sta invadendo il parcheggio del porto di camper. Cioè, è arrivato un altro Volkswagen, e tedeschi c'è pieno. Io penso di essere l'unico, credo di essere l'unico italiano nel gruppo. Sì, perché la maggior parte o tedeschi, svizzeri, un austriaco, poi italiano sono soltanto io, mi sembra di essere uno straniero io nel mio paese. Comunque, e niente, ora porto un po' a giro perché perlomeno si stanca, spisciacola,
fa tutti i suoi bisogni. Sono portato due rotoli di sacchettini per le cacchine del cane dietro, perché questo non è un cane, è una mucca, quando ci si mette non finisce più. E niente, e vediamo un po' come verrà questo viaggio in nave, che è il primo si fa. Andiamo, Ciste, forza, su, cammina un pochino, su. Andiamo. E di camper ce ne sono, ma parecchi ne è arrivati. Ma anche di macchine targate italiane non è che ce ne sia tante, eh? Austria, Svizzera, Germania, cani c'è pieno. Andiamo, Ciste, forza, dai. Andiamo, lascialo stare il cagnolone. E qua c'è il furgo. Fra questa roba è un'hobby, non lo so. Furgo, qui c'è questo spettacolare T4. Ciste, dai, andiamo. E comunque ora aspettiamo di partire con calma, molta calma. Siamo arrivati prima, ma si è fatto bene, perlomeno si è preso cazzo il primo posto, diciamo, all'imbarco, praticamente siamo i primi. Questo è spettacolare, questo è bellissimo. Il furgo di camper, cioè siamo più camper che macchine. E quella è la nostra nave, la Moby. Ciao a tutti per ora.